Buon pomeriggio a tutti dal Milanista Park, siamo qui in questo nuovo episodio della Serie A Simulada, il dodicesimo episodio. Sta andando bene questa serie, sono davvero contento e vi ringrazio per i commenti che mi state facendo e quei like che sto ricevendo. Dunque, veniamo da un incontro che Milan ha un pochino tenuto il buon rendimento degli ultimi episodi. Vediamo il continuo di oggi, cosa ci aspetterà. Dunque io vi lascio alle partite simulate. Ed eccoci qua alle partite simulate. Andiamo subito a simulare il primo incontro della nuova giornata che sarà tra Sampdoria Parma. Sampdoria Parma che andrà a finire, vediamo quanto. Gol del Parma, attenzione, e la Parma va a vincerla 1-0. Vediamo dove si trova il Parma. No, 31 punti. Vediamo una giornata. Bologna-Udinese. Che poi si mette anche all'Udinese, siamo sul secondo tempo, sempre sull'1-0 per l'Udinese. Vediamo, quasi verso la fine, vince l'Udinese 1-0, Cagliari-Genova, 1-2 per il Genova. Secondo tempo, attacchi Cagliari, di nuovo Genova. Pericolosi Genova, due volte, finisci 2-1 per Genova. Vediamo, Atalanta-Inter, l'Inter passa in svantaggio per 1-0 dell'Atalanta. Vediamo, l'Atalanta può fare male. Finisce 1-0 per l'Atalanta, l'Atalanta va a 32 punti. Anche 37 punti, scusate. Napoli Lecce 0-0 ancora. Vediamo. Gol del Lecce. Si porta in vantaggio il Lecce, però pareggia il Napoli. Finisce sull'1-1. Milan Sassuolo. Gol del Sassuolo. Gol del Milan 1-1. Il doppio del Sassuolo. Finisce 2-1 per Sassuolo, il Milan va a perdere. Vediamo Spal Brescia, raddoppio della Spal. 3-0 Spal. E arriva il 4-0 della Spal. No, 4-2. 2 gol Brescia. Vediamo Juventus Fiorentina. La Spal passa prima addirittura. Attenzione. Fiorentina, la Juventus passa in vantaggio. Dopo la Juventus sta facendo davvero bene ultimamente. Passa in vantaggio la Juventus, vediamo il Torino contro la Lazio che fa. Gol del Torino, 1-0. E Torino si mantiene la sua prima posizione, Roma-Verona 1-0 per il Verona, gol del Verona 2-0, 2-3, attenzione, finisce 2-3. Vediamo, il Milan si trova lasciamo il Milan, no, dove si trova? A 31 punti, il Milan si trova 1, 2, 4, a meno 6 dal Sassuolo, dalla zona Champions League. Vediamo, lo manchiamo,
Grazie a Parma che mi ha dato una bella partita. Grazie a prossimo Tiger, anche Parma, Tiger Parma. Finisce 1-1, anche Parma, Cagliari Bologna, 2-0 Cagliari, 2 gol subito per il Cagliari. 3-0, 4-0 Cagliari, 5. C'è una 5-1, 5-1 Cagliari Bologna, Verona Inter, passa il vantaggio Verona, Verona. L'Inter, attenzione, che l'Inter, poi la Verona, Verona. Che se non calavano quelle generate per chiaramente lottare il titolo. Juventus Napoli, vince la Juventus contro il Napoli. 2-0 Napoli, la Juventus contro il Napoli. La Juventus però passa prima, Genova, Sassuolo in attesa di Milan Torino, la Juventus è prima. Sassuolo 1-0, vediamo. Pareggiano 1-1, 2-1 Sassuolo, e Sassuolo allunga sul Milan. Vediamo, sempre in attesa di Torino Milan, vediamo. Fiorentina Spal 2-0 per la Fiorentina. Fiorentina che vince 3-0 e prende a finire così, vediamo. Vince 3-0 per la Fiorentina contro la Spal. Udinese Brescia, gara 1, gara 1 per ancora Brescia in vantaggio, fine primo tempo, comincia il secondo tempo, ripareggio e 2 gol del Brescia, sul 3-1 il risultato, finisce 3-1 per il Brescia, vediamo Lecce-Atalanta, gol del Lecce, pareggio dell'Atalanta, gol dell'Atalanta 2-1. Secondo tempo, pericoloso molto l'Atalanta, vediamo Lecce ancora pericoloso, però vince l'Atalanta 2-1, è a quota 40 l'Atalanta, vediamo Milan-Torino, Milan pericoloso, poi Torino finisce il primo tempo, vediamo in Milan cosa riesce a combinare, poi anche va a finire sul 0-0, Milan-Torino 0-0. La Juventus trova la prima posizione. Sampdoria Roma, 3-0 Samp. Finisce qua la giornata, vediamo che Milan è a 32 punti, 8 punti dalla Girona Champions League e 6 punti dalla Girona Europa League. Il video comunque finisce qua, vi invito a mettere un like a questo video, condividete, commentate e soprattutto iscrivetevi al mio canale YouTube. Ora siamo, non siamo più a 95, ora siamo a 96 iscritti, oggi è aumentato di 1 il mio canale, 4 iscritti dal mio obiettivo dei 100 fissato dall'inizio del canale, speriamo di raggiungere più presto, quindi supportatemi con un'iscrizione, non costa niente, è gratis, aiutatemi, grazie mille per chi lo farà e soprattutto vi invito se volete a iscrivervi sulle mie pagine social Facebook, Instagram, MilanistaPaccio e su TikTok MilanistaPaccio Official. Nel bene e nel male, Forza Italia in questo momento, io resto a casa e andrà tutto bene. Ci vediamo al prossimo episodio, che sarà il 13° episodio della serie simulata, che verrà il 22 aprile, quindi verrà mercoledì 22 aprile. Ciao a tutti e al prossimo episodio.